Buongiorno a tutti, siamo in presenza del nostro sindaco Michele Sarchielli e dell'assessore al commercio Lavinia Cornali. E ringraziamo il nostro sindaco Michele che è sempre presente alla celebrazione. Oggi è la festa per Almenno della Candelora, è una festa molto sentita soprattutto in Almenno ma anche in tutta la Valle Emagna. Grazie per l'intervista, oggi ricorre il 2 febbraio, ricorre la nostra festa della Madonna Candelora, una festa come dicevano anche sia Don Giulivo che Don Mar, una festa che ricorre e soprattutto coinvolge tutti i paesi limitrofi ai nostri. Non è solo di Almenno, ma qua arriva gente da tutti i paesi, anche fino alle province fuori di Bergamo. Ricordo che la chiesa, la cripta è chiusa per il lavoro in corso, è aperta la chiesa per partecipare alle funzioni religiose e non è possibile però visitare la cripta e il bacio della reliquia, non si può fare. A breve ci sarà anche il concerto delle campane, penso a mezzogiorno, e poi per chi non potrà seguire il concerto verrà comunque registrato e messo in onda sulle Emilia News. Ringrazio tutti i presenti alla cerimonia questa mattina, alla messa solenne celebrata appunto da Don Giulivo, e ringrazio le Emilia News per l'intervista. Grazie a voi. Do ora la parola all'assessore al commercio Lavinia Cornali che vuole dire due parole appunto anche sulla, diciamo, la festa religiosa e anche laica per le bancarelle. La Madonna Candelora è sempre una festa molto importante per la nostra comunità dal punto di vista religioso e anche dal punto di vista commerciale, in quanto è tradizione, sono tradizione le bancarelle presenti all'esterno del santuario. Purtroppo quest'anno questo non è stato possibile a causa della normativa Covid a cui l'amministrazione comunale si è dovuta attenere. E appunto questa è una decisione presa già nei mesi scorsi, in quanto lo stato di emergenza era stato prorogato fino a fine gennaio e quindi l'amministrazione, nel rispetto dei DPCM e della normativa Covid, purtroppo per quest'anno non ha potuto realizzare appunto questa festa molto sentita. Confidiamo per il prossimo anno che questa emergenza sanitaria passi prima di tutto e di ritornare quindi alle nostre vecchie e care tradizioni almennesi. Grazie.